Va bene, comunque sto già registrando. Ah, ok, Davvero? bene. Oh, aspetta, te la camicia. Ciao Vanessa. Ciao, buonasera. Partiamo allora? Sì, partiamo e scusate, perché Partito realmente. No, cioè, non abbiamo neanche una copia del libro qui. infatti. Ah, ecco, il ragazzo era. Cioè, quindi a loro non dicono una copia del libro. Va bene. Vai, ragazza. Sì, abbiamo le 3 copie del libro, Vanessa, perché in realtà sono quelle che stanno su Amazon e sono finite, quindi. Vanessa, io ne ho due, tra Vanessa ha due l'altro. copie del libro. Solo per Esatto. questo. Allora, il primo libro totalmente italiano sulla terapia breve centrata sulla soluzione, perché c'è stata qualche traduzione di libri anche in italiano che non hanno avuto molto successo. Un solo libro di De Schaeser tradotto in italiano, tra l'altro non rappresentativo del modello di terapia breve centrata sulla soluzione. Eppure la terapia breve centrata sulla soluzione è uno dei modelli più studiati e praticati da tutto il mondo. Perché in Italia è ancora così poco conosciuta e poco praticata? Potremmo usare questa domanda probabilmente per tante cose, no? Perché in Italia arrivano sempre un po' dopo certe cose, anche se poi siamo all'avanguardia su altre. Io dico un po' la mia, in realtà poi qui tra i due Federico è l'unico che ha visto dal vivo Steve Deschese. Avevo ancora i capelli, Flavio, come te, lunghi, fluenti. Ti ringrazio come me, come il me di 10 anni fa, lunghi e fluenti, però penso che ci siano in realtà tante ragioni, una delle quali che forse abbiamo avuto chi ha, Nardone in particolare, ha promosso giustamente un altro modello di terapia breve, la terapia strategica. Quindi forse in quegli anni in cui andava a svilupparsi la terapia solution focus nel mondo, sono anche coincisi in Italia con gli anni in cui la terapia strategica ha preso piede, ha dimostrato la sua forza, per poi, peraltro, negli anni successivi ripartire dall'Italia verso il resto del mondo. Quindi penso che un po' questo, un po' avevamo altro su cui concentrarci. E un po' forse anche aspetti culturali, perché la terapia breve centrata sulla soluzione ha molto l'idea della persona che si autodetermina, che è in grado di farcela, e questo culturalmente non è molto italiano perché non è un punto di vista intriso della cultura cattolica, è più un punto di vista intriso della cultura protestante, ok? Quindi forse credo che altri modelli, altri modi di vedere la psicoterapia e la psicologia hanno avuto più fortuna, più successo perché sono stati culturalmente più facilmente digeriti dal nostro paese. Intendi sia da parte del paziente che da parte del terapeuta questo. Penso più da parte del terapeuta, però hai detto una cosa giusta perché forse, non so se Federico è d'accordo con me, però forse il paziente italiano, cioè la persona italiana, forse si aspetta un po' di più un terapeuta direttivo, piuttosto che uno che lascia all'autodeterminazione. Tu che dici, Fede? Sì, concordo. Altra riflessione è chiaramente come psicologia o psicoterapia siamo un po' in ritardo, no? Come Italia, un po' su altri campi anche, poi siamo avanti su altri ancora, però su quello che è studio e ricerca, la pandemia ci ha insegnato, insomma, che c'è stata una grande fuga di cervelli, quindi anche rispetto probabilmente a tutto quello che nel mondo era, insomma, avanti o stava prendendo piede, sicuramente stava un po' indietro, quindi probabilmente questo da un lato. Dall'altro lato penso che abbiamo la caratteristica culturale di complessificare le cose, no? Nel senso che quando una cosa sembra troppo semplice e scontata, forse non merita tutta questa attenzione. E quindi penso che questo è un po' un errore di pregiudizio anche rispetto a quello che potrebbe essere la terapia breve, che probabilmente Flavio accennava. Io mi sono specializzato nel 1999, quindi insomma in terapia strategica. Allora, anche allora, per esempio, la terapia strategica era qualcosa di assolutamente poco sentito, comunque poco conosciuto, quindi anche
in qualche modo contrastato. Quindi probabilmente arriviamo sempre un po' in ritardo, nonostante il mondo sia abbastanza, insomma, invece avanti. Poi paradosso in generale penso che è legato anche al fatto che quando le cose così, appunto, dicevo, semplici funzionano, basterebbe semplicemente farle di più, insomma, come quello, uno dei principi della terapia centrata sulla soluzione, sembra troppo facile, insomma, quindi per crederci. Qualcuno sosteneva anche questo rispetto alla terapia sulla singola, no? Quindi quello che ci caratterizza, si diceva, uno psicotico ottimismo. Beh, quindi penso anche un po' per questo. Ma ora che avete scritto il libro, avete deciso di scrivere il libro perché ritenete che sia arrivato il momento e che i terapeuti italiani siano pronti ad affacciarsi anche a questo modello, che comunque cambia molto il ruolo del terapeuta, non è più l'esperto, il detentore del sapere. E ritenete che adesso i terapeuti italiani siano pronti ad approcciarsi a questo modello, o credete che si possa incontrare ancora qualche resistenza? La mia fantasia, condivisa con Flavio in altri dialoghi, insomma, nella studio, insomma, strada facendo nella nostra avventura di amicizia e cooperazione professionale, è che noi pensiamo che le persone siano pronte e sia il tempo di rimettere al centro la persona. Poi l'etichetta di categorie professionali, se pronte, non pronte, eccetera, potrebbe essere chiaramente una riflessione da fare, ma il sommo, insomma, poeta qualcosa diceva, quindi non vado a ripeterlo perché magari potrei risultare poco simpatico, quindi non lo sottolineo. Flavio, tu che pensi rispetto alle resistenze o alle morti delle resistenze? Ma una cosa che mi piace è che né per questo né per terapia sulla singola abbiamo fatto una cosa pensando se il mercato, nel senso più ampio del termine, quindi non mettiamo così, abbiamo fatto questa cosa senza pensare al mercato, senza pensare chissà se gli italiani saranno gli italiani, che se i colleghi italiani saranno pronti o meno, ma oddio, anche se gli italiani in termini di i clienti possono essere pronti, interessati, noi stiamo portando avanti proprio uno studio sulle terapie brevi, tanto questa quanto la terapia sulla singola ci hanno convinto per diverse ragioni. Mancavano, le stiamo insegnando da un po', mancava un testo di riferimento scritto da italiani e che potesse un pochino parlarne. Eravamo abbastanza pronti per iniziare a farlo noi, lo abbiamo fatto. Se dovessi pensare se lo sono o meno, senti, davvero, non te lo so dire. Mi verrebbe da dire un po' di sì, più di prima probabilmente, perché certe idee, grazie anche a internet, d'altronde parliamo di un approccio che ha quasi 40 anni ormai di storia alle spalle, grazie a internet certe idee circolano più facilmente e vengono viste meno con sospetto. 3 anni fa, 4 anni fa, quando abbiamo iniziato a parlare di terapia sulla singola, c'è stato un grido all'eresia che però si è spento velocissimamente, devo dire. Quindi, dai, sì, penso di sì. Anche perché, diciamo, appunto, il seminario a cui io partecipai anni fa, il fondatore poi della terapia breve centrata sulla soluzione, era il 1997, insomma, quindi anche in Italia c'era un po' di... però è dovuto passare un po' più di tempo per poter poi arrivare a questo risultato, insomma.